Eccoci qui, sono le 18 puntualissimi e noi siamo al Long Beach Bar in Sardegna a Lisciaruia. Perché ho detto noi? Dico noi perché questa sera c'è un ospite eccezionale che sarà con noi un momentino e ci saluterà e si chiama Tommaso. Eccolo Ciao! qui, c'è Tommaso che ci guarda, ci segue in questa diretta di oggi particolare dalle ferie, dalla Sardegna, da Lisciaruia. Sta passando un elicottero, noi aspettiamo che arrivino un po' di occhietti, ecco un occhietto che è arrivato. C'è Tommy qui con me, ci sono Zoe, vedo delle braccia qua, vieni così almeno ci facciamo vedere. Questa è una bellissima bambina, ciao, poi ce n'è un'altra qui, ciao, Zoe, scendi giù, eccoci. Adesso rimaniamo noi perché dobbiamo cominciare questa super diretta. E allora, amore, vai un po' più in là che così almeno abbiamo l'inquadratura del mare. Se volete stare qui ad ascoltare la fiaba, vi mettete da questa parte così almeno abbiamo l'inquadratura degli ombrelloni dietro e quando qualcuno passa proviamo a salutarlo. Allora, nel frattempo siamo arrivati a 8 occhietti. Volevo aspettare che ci fosse l'autore della fiaba, volevo aspettare che ci fosse l'autore della fiaba che si chiama gentilissimo Matteo Abate ed è lui che mi ha mandato una mail dicendo che avrebbe avuto piacere che io leggessi la fiaba. Ed eccomi qui, intanto è arrivata Elena, ciao Elena, poi ci sono Patrizia Franchina, Federico Caruso, non c'è l'orsetto prima che tu me lo chieda, poi c'è Paola Rambaldi, volevo vedere se riuscivo a vedere Matteo e qui volevo vedere tra quello che c'è qua sotto se riuscivo a capire qualche cosa. Ciao Bruno! Eccolo lì Federico, lo sapevo che mi chiedeva dell'orsacchiotto. L'orsacchiotto è a casa perché qui c'è troppo caldo. Grazie, grazie, anche per me è un piacere essere qui perché il mio amichetto qui Tommaso non lo sa, ma mi scrivono. Eccolo, guarda, vieni a vedere. Vedi? Le persone mi scrivono i messaggini e allora io rispondo, capito? Funziona così. Allora, normalmente quando faccio le dirette da StreamYard, io devo cliccare un bottoncino per essere certa che ci possiate essere tutti, anche i miei non amici, ma io sotto non vedo nulla, per cui io spero tanto che riusciate a vedere anche gli amici di Matteo riescano a vedere questa diretta, altrimenti comunque è su Facebook e quindi la potrete vedere in differita quando vorrete. Se invece qualcuno sa già e sa già come fare e me lo scrive, io posso, c'è un più, ci sono delle cose, come si chiamano, delle piccole icone e vediamo un po'. Intanto saluto Alberto Mesiano, ciao cara, ciao a te. Io direi che siamo già a 15 occhietti, possiamo cominciare questa diretta. Questa sera leggeremo la fiaba, come vi raccontavo, la favola tratta dal libro Favole Libere di Matteo Abate, Sicché è la casa editrice. Matteo, tu sei online, quindi correggimi se dico delle sciocchezze. In ogni caso io comincerei con la nostra bellissima favola che oggi si intitola L'ombra di Ortensia. Andiamo a vedere di che cosa tratta. Io l'ho letta e me ne sono immediatamente innamorata. Allora, se siete tutti pronti, intanto c'è anche Silvano Ivaldi, ciao, che mi guarda un po'. Allora, se siete tutti pronti, io comincio con questa fiaba, spero che mi sentiate bene. L'audio è questo, sono stata ospitata nel bar, come vi dicevo, Long Beach Bar, qui a Lisciaruia, e quindi io comincerei a leggere la mia favola. Siete pronti? Via! L'ombra di Ortensia. Che lucidasse corrimani e lampadari o che lavasse corridoi, la donna delle pulizie del teatro dell'opera canticchiava sempre. Secchio, scope e straccio, fedeli compagni, grembiule fiorato e fazzoletto in testa, tre riccioli neri sulla fronte, aveva un nome romantico, Ortensia, e cullava tanti sogni. Il più grande riguardava proprio il luogo dove lavorava, il teatro dell'opera. Ogni sera, dopo le prove del gran balletto, rimasta da sola, accendeva un faro al centro del palco e danzava. Ma era molto sgraziata e una volta avvenne l'inevitabile. Qualcuno la vide. Sei goffa! Ortensia si impietrì. Sei goffa! Insomma, segui i miei consigli e imparerai! C'è qualcuno in sala? Io facevo per finta, sognavo un po', adesso spengo e vado a casa. Ma con chi parli? Guarda che io sono alle tue spalle. Non vide nessuno.
In basso c'erano la luce, la sua ombra e una formica smarrita. Non penserei mica che sia la formica a parlare, disse l'ombra. La donna urlò. Ma perché urli? Ma parlo con la mia ombra. E quindi? Non mi ero mai accorta di te. Cioè, accorgermene sì, rendermene conto no. Rendersi conto è più complicato. Sai, si ha l'ombra da sempre, ma non si pensa mai l'ombra. Insomma, avere l'ombra è talmente scontato. Ombra? Ombra? Perché non parli più? Ti sei offesa? E certo che mi sono offesa, mi hai detto che sono scontata. Ma che ne sai tu di noi ombre se non hai osservato mai nemmeno la tua? Ora però ti osservo e mi chiedo, ma come farai ad insegnarmi a danzare? Balla? Ballo? Sì, balla! Ma come? Fai in modo che il riflettore ti tenga di spalle e segui i miei movimenti. Comincia. Seguire i suoi movimenti. Ma quest'ombra è folle, pensò Ortensia tra sé stavolta per non offenderla ancora. Ma la musica? Ma immaginatela, è la musica più bella. Così Ortensia, immaginandosi una sinfonia di foglie, lucciole e merli, inarcò le braccia col palmo all'ingiù, drizzò bene il collo col mento all'insù, scattò con la gamba destra e fece 3 passetti sulle punte, senza perdere di vista l'ombra che si allungava se lei si allontanava, si accorciava se si avvicinava, si appiattiva, si accorciava, scompariva per ricomparire alle spalle. Con l'ombra era davvero un'altra danza. Con l'ombra Ortensia riscopriva un incantevole equilibrio. Devi ancora migliorare, soprattutto quando ti volti verso il faro. Ma come faccio? Non ti vedo e se non ti vedo io vacillo. Quando mi sentirai senza vedermi, potrai esibirti nei più importanti teatri del mondo. Ma chi? Io? Per favore! Provarono per mesi e mesi, allo sfinimento, finché una sera di metà maggio, durante una giravolta, Ortensia decide che se non riusciva proprio a vedere e sentire l'ombra di spalle, tanto valeva non pensarci più e concentrarsi su se stessa. In quell'attimo il respiro si espanse, l'orizzonte la circondò e percepì, senza vederle, le braccia dell'ombra che la sorreggevano. Adesso sei pronta. Pronta per cosa? Io sono un'umile donna delle pulizie, sarò pronta per lavare ancora i corridoi e le scale del teatro. Chissà. A proposito, ombra, domani non danzeremo, ci sono le prove generali del gran balletto e faranno tardi. Ma chissà, ripeteva l'ombra. Zum pappa, zum pappa, zum pappa. L'orchestra eseguiva la famosa sinfonia del Lago delle Farfalle Bianche. Le ballerine zampettavano facendo vibrare le ali di seta. I ballerini giocosi le sollevavano. Entrò la regina delle farfalle e zum pappa ricamava ogni movimento e zum pappa si sollevava radiosa sulle punte e zum pappa si abbandonava fluente al primo ballerino. Ma mentre eseguiva la celeberrima mossa della farfalla bianca solitaria, a metà tra il classico e il kung fu, che lei soltanto sapeva effettuare, zum pappa, ai, 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 la prima ballerina si slogò la caviglia. Proprio alle generali, ma quando non c'è più tempo di trovare una sostituta. Potrei provare io. Ortensia si presentò con secchio, scope e straccio ai piedi della scaletta. Ma chi ha fatto entrare questa servetta? Nessuna sta proprio più al proprio posto. Tutti vogliono fare tutto. Il coreografo squadrava la nuova arrivata. Ma come andrà in scena senza una prova? Non conosci nemmeno i passi del balletto? Oh, li conosco bene. Ho assistito ad ogni prova nascosta dietro le tende. E poi c'è la famosa mossa della farfalla bianca solitaria. E beh, la eseguirò. Nessuno, a parte la Krakowska, sa eseguire la mossa della... Silenzio! Sbottò il coreografo. Datele un tutù! E zum pappa, zum pappa, zum pappa, Ortensia, guidata dall'ombra, non sbagliò un solo passo, né una posizione, né un respiro, né un zum pappa. E nella mossa della farfalla bianca solitaria, dove la regina si raccoglieva a bozzolo per poi spiccare un volo di 3 giravolte sorvolando l'orchestra, atterrando in terza fila in platea, Ortensia si rivelò più abile della Krakowska.
fu la salvezza e la fortuna del gran balletto e del teatro, che registrò il tutto esaurito per un anno intero, dopo il quale anche gli altri teatri del mondo vollero ospitare il Lago delle Farfalle Bianche e la strabiliante ballerina. Un tripudio. E nessuno in quel tripudio si accorse del losco personaggio imbacuccato nel mantello di raso marrone, con cappellaccio blu e guanti bianchi, che seguiva in giro per il mondo la compagnia. Ortensia non faceva parola ad alcuno della sua adorata ombra. «Ma come sei diventata così brava?» diceva una. «Ma che accademia frequentato?» diceva l'altra. Inventava tante storie e non pronunciava mai la parola ombra, per non cadere in tentazione, neanche quando parlava da sola. Ma quella sera l'applauso del pubblico era stato talmente scrosciante e il suo cuore così traboccante di riconoscenza che... «Ombra, ombra mia, sei tu l'artefice della mia trasformazione. Senza di te io non sarei niente. Sei tu che trasformi i miei passi in danza. Lo so già, non urlarlo così, potrebbero sentirti. Ma no, gli altri sono andati via. Siamo sole tu e io sul palco, sotto questo fascio di luce, come all'inizio, ricordi? Domani è l'ultimo giorno della replica del Lago delle Farfalle Bianche e volevo proprio dirti quanto bene ti voglio, prima di chiudere in bellezza». Il losco figuro origliava dalla porta di servizio. «Ah, allora è grazie alla tua ombra che compi miracoli. Hai proprio ragione, domani chiuderai in bellezza. Sì, la carriera». Così l'ultimo spettacolo incominciò e zoom pappa, zoom pappa, zoom pappa, le ballerine fuggivano lievi e zoom pappa, zoom pappa, i ballerini le sollevavano e zoom pappa, entrò Ortensia. Nel pubblico qualcuno ticchettava frenetico sulla tastiera di un portatile. «Presto, devo fare presto! Tic 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 tic! Insomma, che cos'è questo rumore? E tic 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 tic! Ma dov'è finita l'educazione del pubblico? E tic 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 tic! Basta con questo tic tic! Ci sono quasi riuscita! L'ho afferrata! Addio all'ombra! Cancel, cancel, cancel!» Pigiò tre volte per sicurezza. E zoom pappa, zoom pappa, zoom pappa. Sì, ma Ortensia non si muoveva. Non muoveva un piede, non alzava un braccio, non spostava un'anca. E come poteva? Non vedeva la sua ombra. Non sarebbe più riuscita a compiere un solo gesto aggraziato in quelle condizioni. I minuti passavano e l'orchestra si era incantata sul pa del zoom pa pa. «Ma quanto si deve aspettare? Ma si è inceppata!» rumoreggiava il pubblico. «Ma quando ricomincia?» Con una risata sguaiata dal fondo della platea, il losco personaggio avanzò. Salì sul palco e sollevò il cappellaccio blu. Era la Krakowska, oscurata da Ortensia, aveva assistito ad ogni replica del balletto per scoprire il segreto della bravura della rivale e svergognarla. «Quando la famosa Ortensia riprenderà a ballare, volete dire? Mai! Non ci riuscirà mai senza l'ombra!» e additò ai piedi della prima ballerina. Il pubblico guardò e inorridì. Alla prima ballerina mancava l'ombra! «Senza di lei non sei più capace di danzare, vero?» «Siamo stati truffati», diceva il pubblico. «Siamo stati traditi da Ortensia». Era troppo strano che così d'improvviso, e piovevano proteste su proteste, pomodori e salsicce, la Krakowska rideva diabolica. Ortensia stava per piangere, credere, cedere, crollare. Fu allora che nel caos generale, forse per allucinazione, vide la sua ombra in platea, seduta in poltroncina 102, beata con l'ombra delle gambe a cavallo, l'ombra di un secchio nell'ombra della mano destra e l'ombra di una scopa nell'ombra della mano sinistra. «Ma che fa? Danza? Guardate, ricomincia a danzare! Quell'Ortensia, vediamo se riesce senza la sua ombra!» La Krakowska non si era ancora accorta che il ballo riprendeva. «E zitta, che riprende a ballare!» «Come? Riprende?
Allucinazione o meno, Ortensia non voleva deludere la sua maestra e zoom pappa, zoom pappa, zoom pappa, i piedi andavano a memoria e zoom pappa, zoom pappa, le braccia si trasformavano in ali vere e zoom pappa, effettuò non soltanto la mossa della farfalla bianca solitaria, ma anche passi e gesti nuovi, ghirigori e gorighiri e zoom pappa, e il pubblico brava, brava, sublime, meravigliosa, e l'applauso fu scrosciante, assordante, e clap 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 clap. La Krakowska venne derisa e allontanata. Nella bolgia entusiasta Ortensia guardò verso la poltroncina 102. Era vuota, ma non ebbe timore di aver riperso la sua amata ombra. Chiuse gli occhi e la trovò dentro di sé. Nessuno le avrebbe mai più separate. Eccoci qua, Matteo, che bella fiaba, favola che ci hai fatto leggere questa sera, una favola bellissima. Fatemi sapere quanto avete gradito. Intanto vedo il mio amico Gabriele, ciao, ben arrivato. Camilla, ciao, quante persone. Chiara Moscardelli, una scrittrice divertentissima che vi consiglio di leggere, che scrive: Madonna, Luciaba, sei color mattone. Poi c'è Alessandro che ci guarda, ciao a tutti, mi salutano. Ciao Luci, che bella spiaggia, monobilitata dalla tua incantevole voce, da lettura di qualità. Grazie Francesco. Poi c'è Giuseppe Crocco, Marco, ciao, un signore che è passato di qua. Poi c'è Daniele, ciao, Maria Francesca Tomasini, ciao, ma ciao, che piacere. E poi direi che vi ho salutato tutti, vero? Bene, allora, prima di salutarci, io ho piacere di leggervi una riflessione di una scrittrice che adesso è diventata anche mia amica, che si chiama Simona Bianchera, ha scritto un libro meraviglioso, Tu sei musica, e adesso vi leggo una delle sue riflessioni, e chissà che un giorno o l'altro non le raccogliamo tutte insieme, non ne facciamo che ma vedremo se la cosa si potrà fare. Si intitola Ti merita chi? Intanto saluto ancora un po', un passaggio per un saluto, ahimè dovrò vederti indifferita, sei super abbronzata, sì, devo dire che c'è anche la luce che è un po' scura e quindi sembra ancora più abbronzata. Adesso sono sempre qui con il mio amico che non si è ancora stancato, Tommy, ancora qui con me, faccelo vedere, vieni un po' più in qua, ciao, saluta qui che non ti sentono. Ciao! Eccoci, così c'è anche lui. E adesso vi racconto Ti merita chi, che è una riflessione di Simona Bianchera, e poi ci salutiamo e appena potrò e ci sarà l'opportunità di fare un'altra diretta, chiaramente io vi informerò. Allora, ora ci concentriamo un attimo perché è una riflessione molto bella, molto importante. Allora, Ti merita chi? Di Simona Bianchera. Ti merita chi ama vederti sorridere, chi apprezza ogni tuo pregio, ma anche ogni difetto. Ti merita chi perdona una tua distrazione o un errore, sapendo che non è stato fatto in malafede. Ti merita chi ti sta accanto anche quando non sei al massimo dello splendore, chi ti abbraccia quando stai per scoppiare a piangere, chi ti guarda negli occhi con sincerità. Ti merita chi ha capito chi sei e non ti giudica. Magari può consigliarti per il meglio, ma non usa i tuoi sbagli per ferirti. Ti merita chi fonda la propria anima con la tua. Ti merita chi fonde la propria anima con la tua, chi guarda verso il tuo stesso orizzonte. Ti merita chi ti cerca anche soltanto per ascoltare la tua voce, magari per un semplice ciao. Ti merita la persona che ama vederti felice. Ti merita chi gioisce con te per ogni tuo successo e ti incoraggia qualora invece affrontassi una delusione. Ti merita chi ti stringe le mani per non lasciarti andare, chi chiarisce ogni fraintendimento. Ti merita chi dà valore alla tua presenza, perché in ogni rapporto la base è questa, meritarsi l'uno all'altro. Simona Bianchera. Allora, noi abbiamo finito, vero Tommy? Abbiamo finito, adesso andiamo a fare un bagno prima di andare a prenderci un aperitivo che ce lo siamo meritati, vero? E salutiamo, torna un po' qui che mi saluti ancora un po'. Ciao, 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 noi vi salutiamo, vi diamo un abbraccio e se decidiamo di fare un'altra diretta ve lo raccontiamo, vero? Sì. Ciao, ciao. Ciao.